e benvenuti al Festival Musicante nel Parco 2015 qui a Pescara, la sala A di Laiano, qui all'Aurum. Per chi non mi conosce, organizzo questa manifestazione ormai da 20 anni, come dico sempre. È una manifestazione molto eterogenea in quanto nel programma ormai da qualche anno, oltre ai concerti di musica classica, ho inserito anche serate come questa qua, corali con i cori, sia classici, polifonici, addirittura cori gospel abbiamo avuto, e questa sera anche un coro folcloristico, perché le tradizioni popolari nostre, della nostra cara Italia, non si devono dimenticare. Nelle stesse Expo di Milano ci sono i vari padiglioni e pare che i padiglioni più gettonati siano quelli delle nostre regioni, quindi ben venga, ci fa molto piacere che i turisti vengano ad apprezzare le nostre, non solo le nostre bontà, io certo non sono un esempio, ma anche le nostre bellezze, così come la musica è bella. La musica è bella in tutti i sensi, perché ha il ruolo fondamentale di alzare il livello spirituale, di alzare il livello nostro culturale e della conoscenza. Quest'anno anche la danza classica, mercoledì 26, ad esempio, c'è uno spettacolo importante della professione danza di Michela Sartorelli dedicato ai Tchaikovsky. Poi ci sarà un appuntamento che durante l'intervallo io citerò, dedicato a Roberto Straccia, che sappiamo la storia di questo giovane, e dove verranno i genitori e l'associazione, la fondazione Roberto Straccia, appunto. Allora, io vi chiedo cortesemente, perché c'è Giancarlo Ranieri, che ringrazio, questo validissimo, bravissimo collaboratore, che riprende. Grazie Giancarlo, riprende tutti i concerti in modo veramente egregio e li mette, li posta su YouTube. Ma basta mettere, chi vuole rivedere la serata ormai da diversi anni, basta mettere Musicarte Pescara con la data. Quindi, ad esempio, chi ha perso il concerto con l'arpista bravissima, basta mettere appunto Musicarte 19 agosto 2015 e si può riascoltare il concerto. Quindi, appunto, per questo motivo qua vi chiedo cortesemente di spegnere i cellulari e di fare più silenzio possibile, non solo per la ripresa su YouTube, ma anche per i musicisti stessi. Allora, questa sera io ho voluto abbinare due cori abruzzesi, dito in due, due grandi, diretti da due amici, Nicola Bizzarri. Si può essere amica anche, la differenza di età non conta, con la musica ormai siamo tutti uguali, quindi ci sono le affinità elettive che ci accomunano, quindi si può essere giovani a 70 anni, si può essere già vecchi a 10 anni, se non si ama l'arte e la cultura. Quindi il maestro Nicola Bizzarri, che è un bravissimo maestro, dirige questo coro, appunto il coro Santa Cecilia, ma anche i Cantori d'Abruzzo, ne sono due, da diversi anni, con dei programmi veramente molto raffinati. Questa sera ci sarà un excursus della storia della musica nella prima parte, che presenterà lui stesso di volta in volta. Nella seconda parte invece un altro amico veramente di infanzia ormai, Gianfranco Nesti, ci siamo ritrovati dopo tanti anni, ci siamo laureati tanti anni fa. Però io sono un po' più giovane di te. Gianfranco Nestri, un grande maestro, compositore, pianista, direttore d'orchestra, direttore di coro, ha messo su questo coro bellissimo a Montesilvano, a Luigina, un po' in tutta Italia, perché poi tra l'altro questi cori si organizzano in un modo incredibile, con i pullman partono, organizzatissimo, con queste divise, con tutte le prove fatte. Veramente a volte è difficile andare d'accordo due persone, invece 30 coristi, tutti quanti precisi, a partire e andare in tutte le parti del mondo per rappresentare il nostro carissimo Abruzzo, appunto. A
Allora presento il maestro Nicola Vinzardi, il coro innanzitutto, i cantori del Muzio e un coro polifonico. Prego. Maestro Nicola Vinzardi. Buonasera a tutti. Per quanto riguarda il coro dei cantori d'Abruzzo, qualche brevissimo cenno. Dico soltanto che siamo al 37esimo anno di attività. Il coro è stato costituito infatti nel 1978 per iniziativa appunto di Nicola Vinzardi e di alcuni coristi. Questa sera abbiamo deciso di effettuare, di fare un programma a tema, ed il primo tema può essere inteso come il sentimento religioso nella musica popolare. Ah, scusate, dimenticavo, questi brevissimi cenni del coro, perché troverete maggiori dettagli in alcuni volantini che abbiamo distribuito e lasciato sulle sedie, quindi se volete conoscere un po' la storia del coro stesso potete leggerlo in sotto. Dicevo del primo tema, sentimento religioso nella musica popolare, ed abbiamo scelto due brani a proposito, molto indicativi. Un brano etnico di estrazione appunto popolare latinoamericana, Ave Maria Non Morro, ed un altro della nostra terra d'Abruzzo, L'Ari del Rumetra, molto conosciuto. È un canto delle mietitrici di Gesso Palene, in provincia di Chieti, musicato da De Cesaris. Quindi Ave Maria Non Morro e L'Ari del Rumetra. Aggiungere anche a me la voce, ce l'ho disastrato in questo periodo. Solo una dedica e un ricordo. Un anno fa cantava con noi una nostra corista che stanno non c'è più, un mese e mezzo fa circa ci ha lasciato. Anna Rita, preziosa voce e preziosissima amica, la dobbiamo ricordare con questo concerto. Thank you.
melodia popolare che Don Ottavio De Gesa, che si grande musicista, ha raccolto e ha armonizzato e l'ha reso, l'ha mobilitato con una armonizzazione a quattro voci. Conche Bois du Vin Clairé, un brano di Pierre Artagnan del XVI secolo, il titolo dice tutto, Conche Bois du Vin Clairé, quando bevo il vino bianco, il chiaretto, mi gira tutto intorno, insomma, abbiamo già detto tutto. Le Quatre Musique, l'altro brano di Lafarge Philippe, Le Quatre Musique è, non è altro che il carillon, e cercheremo di interpretare, di ripetere un po' quello che è il movimento, la musica del carillon, che una volta caricato parte, ma poi pian piano si scarica, e insomma cercheremo di ripetere anche quell'effetto lì. E poi c'è il lamento, il famosissimo brano, il lamento di una vedova, nella elaborazione di Ennio Vetuschi.
L'ultimo brano di questa serie sarà invece un'armonizzazione del nostro maestro Nicola Bizzarri su versi di Umberto Sava, si chiama Per un bacio. Si immagina la piazzetta di un paese dove c'è una ragazza e le persone che sono seduti ad un bar o comunque in questa piazzetta mormorano su questa ragazza, e cercheremo anche di ambientare la cosa in maniera un po' particolare. Questo brano si chiama Per un bacio. Quindi iniziamo con Il Carnevale di Venezia di Gioacchino Rossini. Peace.
che un tango che è tratto da un'operetta del 1956 di La Farge, che si intitola La Belle Arabelle, l'operetta, che recente del 1956. È un tango fatto un po' moderno, ma no, però piano. Le porta musiche sotto i meccani, che arte fantastiche, magiche e mistiche, tanto poetiche, tanto sarcastiche, pare come un angelo. Le sotto i musiche caratteristiche, le sei ironiche, aristocratiche, le bocconi uniche, le aromatiche, la fornica, le volutica. Thank you.
naturalmente è Angela Di Marco, è un po' eroica perché c'è un abbassamento di voce, ha tirato tutto quello che c'aveva. Bravissima. Allora, sì, adesso dovete scusarmi, io in prima persona mi scuso, perché presento un pezzo che ho scritto io, abbiate pazienza, perché capita qualche volta un errore di scrittura. Sono tre distici di Umberto Sala che mi contribuono, perché figurate, tre distici si leggono in un attimo e recitano un po' così: guarda là quella pensosa, guarda là quella smorfiosa, si restringe nelle spalle, tiene il viso meno scialle, se non nostro. Oh, qual mai castigo? Ah, otto si domande poi. Nulla, un bacio ha ricevuto. Allora, come immaginate, la piazzetta del paese, sta la gente a ordinare lì, e passa sta ragazza, un po'. E la gente con la critica, il paesello, perché il paesino è quello che è di sta ragazza che si nasconde un po', però è un po' smorfiosa, no? In maniera smorfiosa si chiede. E allora ecco, ci sono i bambini che pure loro superano, l'asfalto un po', dice, e che cosa, quale castigo avrà avuto? Niente, un bacio. E allora ci si ruta. Mi ha colpito questi tre distici, Umberto Sala, pensai un po' su Erci Scritti queste cose. Guarda, 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 guar
Manuela, Manuela, la figlia di un nostro corista, si è prestata a questa scena. Stiamo per chiudere il repertorio. Mi dispiace, no? Scusate, ci siamo un attimo distratti. Il terzo momento è la voce come strumento di massima espressione, ovvero quando la voce appunto sostituisce lo strumento. Sono due brani emblematici. Il primo è Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, che il nostro maestro Nicola Bizzarri ha armonizzato appunto per il coro polifonico a quattro voci. Il secondo brano è tratto dalla colonna sonora della Vita è bella, il film di Benigni, il premio Nobel, musica di Nicola Piovani con armonizzazione sempre del nostro maestro Nicola Bizzarri. Quindi Aria sulla quarta corda e La vita è bella. Oh.
quarto e ultimo momento, Melodie senza tempo. Il primo sono due brani, il primo è Yesterday di Paul McCartney, Beatles, è stato composto 50 anni fa questo brano, quindi rientra sicuramente nella categoria. E l'altro è un brano popolare napoletano, conosciutissimo, fatto da tanti cantanti, gruppi, etnici, si chiama Cicerella. Quindi Yesterday e Cicerella. Congediamo da voi e dalla rassegna 2015 di Musicarte e ve lo dico adesso, stiamo conciati malissimo vocalmente, due non sono di venire, il febbraio 38 e quelli che stanno qua, lo so io, vociacce eccetera eccetera, quindi chiediamo scusa per la scherza, però abbiamo fatto le prove tutte l'estate, abbiamo buttato tanto di questo odore che ci siamo dimostrati lo stesso. Questa sera volevo quasi telefonare a Gabriele, scusaci, niente, ho voluto fare lo stesso il concerto pure in condizioni disastrose. Guarda, innanzitutto nessuno se ne accorge che la condizione è disastrata. Che cosa devo dire? Non mi prendere Giancarlo, hanno cantato quei tre